Ecco, come vedete, mi sono preso un po' uno spavento, ma era preventivato questo. Come vedete, il Kindle è morto. Ora, sullo schermo noi vediamo che ci sia scritto qualcosa, perché comunque è uno schermo e ink. Quindi, di conseguenza, il contenuto dello schermo è stampato, ma non reagisce a nessun tocco. Ebbene sì, ho proprio fatto esplodere un Kindle. Questo video è dedicato a tutti quelli che... Ah, mi compro il caricabatterie dal cinese sotto casa, tanto costa poco e funziona lo stesso. Ma siete proprio sicuri di questo? Per dimostrartelo, ho sacrificato un Kindle. Gli ho fatto fare letteralmente i botti. Per questo, visto il grande sacrificio, ti chiedo di iscriverti al canale e magari a fine video, se lo riterrai opportuno, di cliccare mi piace qua giù. Ma solo se lo riterrai opportuno, eh. Prima di vedere l'esplosione, vediamo quali sono i problemi che affliggono questi caricabatterie di bassa, di infima, di pessima qualità. Principalmente i problemi sono due. Il primo problema è un'instabilità della tensione. Quando noi andiamo a collegare un carico a questi caricabatterie, quello che abbiamo è una caduta di tensione. Ma non è questo il grande problema. Il problema è che questa tensione non riesce a stare stabile. Io per simulare questo effetto ho collegato il Kindle direttamente all'alimentatore da banco e da lì ho provato a modificare i valori della tensione aumentando e abbassando il voltaggio. Come vedete, il Kindle è dotato di sistemi di sicurezza. Superati certi valori, sia in eccesso sia in difetto, quindi valori troppo bassi o valori troppo alti, il Kindle va in protezione e smette di caricare. Questo tipo di sistema di sicurezza ormai è implementato in quasi tutti i dispositivi elettronici. Quando noi impostiamo un valore troppo alto o troppo basso, la ricarica viene interrotta e viene riabilitata solamente una volta che il voltaggio ritorna entro parametri di sicurezza che vengono stabiliti dalla casa madre di quel dispositivo. Tipicamente siamo sul più o meno 10% di 5 volt, che sarebbe l'output standard di una porta USB. A lungo andare potrebbe creare dei problemi. Per farti capire meglio di cosa stiamo parlando, ho fatto questi due grafici. In questo grafico vediamo come si comporta un caricabatterie di scarsa qualità che non riesce a tenere una tensione stabile. Come vedi, utilizzando questo tipo di caricabatterie, ci sono dei picchi di corrente che sono troppo alti per lo standard con il quale è stato progettato il dispositivo elettronico, in questo caso un Kindle, ma potrebbe essere benissimo un cellulare. O comunque, questo esempio potrebbe essere calzante con qualsiasi dispositivo che si ricarica tramite USB. Non tutti i dispositivi elettrici comunque hanno un sistema di protezione che protegge da picchi di tensione che superano la tolleranza massima della corrente elettrica. Quindi non dare per scontato che il tuo cellulare, il tuo tablet, il tuo Kindle, il tuo quello che è, abbia questo sistema di protezione. Fai molta attenzione quando scegli un caricabatterie. Questo invece è più o meno il comportamento di un caricabatterie di buona qualità che riesce a tenere stabile la tensione della corrente. È vero che ci potrebbe essere qualche piccolissima oscillazione anche in questo tipo di caricabatterie, però è un tipo di oscillazione talmente piccola che non crea nessun problema al dispositivo e che potrebbe addirittura non essere rilevata dagli strumenti, se non strumenti di altissima precisione. Il secondo problema, ben più grave, è che questi tipi di caricabatterie potrebbero avere un raddrizzatore di corrente non perfettamente funzionante o di talmente bassa qualità che potrebbe non filtrare in modo perfetto la corrente alternata. Ma fermiamoci un secondo. Prima cerchiamo di capire perché abbiamo bisogno di questo cosettino per caricare il nostro cellulare. Dalle prese che abbiamo nei muri di casa nostra esce corrente alternata. Viene chiamata alternata perché cambia continuamente e velocissimamente la sua polarità, tipicamente 50-60 volte al secondo. Questo è il grafico della corrente alternata. Il problema sta nel fatto che la corrente alternata non può essere conservata. Questo per via della struttura chimica delle batterie, che come ben sai hanno un polo positivo e un polo negativo. In questo caso stiamo parlando di corrente continua, cioè una corrente che rispetta in modo costante una polarità. Quindi da un polo avremo sempre corrente positiva e dall'altro polo avremo sempre corrente negativa. Comunque, giusto per completezza, questo è il banalissimo grafico della corrente continua.
Ora, siccome l'unico metodo per conservare energia è quello di utilizzare batterie che possono erogare solamente corrente continua, tutti i dispositivi che hanno bisogno di utilizzare una batteria sono stati progettati per funzionare esclusivamente con la corrente continua. Quindi, sostanzialmente, questo aggeggino che cosa fa? Questo aggeggino prende la corrente alternata dalle prese di casa nostra e tramite un raddrizzatore di tensione che sta al suo interno trasforma la corrente alternata in corrente continua. Ora, se tu sei uno che ha una minima infarinatura su ciò che è l'elettronica e l'elettricità, ti prego non prendertela con me se ho semplificato così tanto il concetto, ma questi video sono dedicati a persone che non sanno una cippa di elettronica. Perciò se stavi pensando di scrivere un commento dicendo ma non è proprio come dici tu, bisogna specificare che c'è un trasformatore che bla bla bla, ti prego non farlo. Goditi l'esplosione che ci sarà tra poco e tutti quanti saremo felici. Ma ora arriviamo al succo di tutto il video. Che cosa accade se questo raddrizzatore di tensione smette di funzionare? Si rompe, è stato progettato male, le saldature sulla PCB dell'alimentatore sono state fatte male, si crea un cortocircuito. Andiamo a vedere che cosa accade se per caso questo raddrizzatore di tensione smette di funzionare e al dispositivo arriva corrente alternata. C'è bisogno che vi dica altro? Ovvio, io in questo video ho esagerato, ho bypassato direttamente il caricabatterie e ho dato la corrente alternata direttamente dall'impianto elettrico. Diciamo che un effetto così scenico non dovrebbe accadere anche se usate il caricabatterie di peggior qualità mai costruito. Però sono sicuro di essere riuscito a farvi fare un'idea sull'importanza della scelta di un caricabatterie di buona qualità. Bene, dopo essere riuscito a rendere noiosamente didattico anche un video dove faccio esplodere un Kindle, ti chiedo, vorresti vedere qualcos'altro esplodere? Se sì, lascia un commento e dimmi che cosa vorresti vedere esplodere in un prossimo video. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare le campanelline per le notifiche. Il video finisce qua e noi ci vediamo in un altro super mega galattico prossimo video. Ciao!